C'è un proverbio che dice: quello che non ti uccide ti fortifica. E Roberto Zanda, nei suoi 20 anni dedicati a maratone estreme, lo sa bene. Lui, che oggi si ritrova a guardare il suo passato e non si capacita di quanto è riuscito a fare. È tempo di bilanci, ma il tempo non ti dà tregua. Sì, è una grande verità. Il tempo passa inesorabile. Perché il tempo non ha vita. Il tempo è vita. Ormai sono passati 60 anni. L'ultima impresa è stata una gara estenuante, lunghissima, che lo ha portato ad attraversare i Pirenei dal Mediterraneo all'Atlantico. 14 giorni di sofferenza mentale e fisica alla ricerca continua di motivazioni per dare un senso all'impresa e a tutta quella interminabile strada. Solo il pianto urlato nelle notti fredde interrompeva quella solitudine profonda che lo ha accompagnato per 900 chilometri. E ad ogni suo arrivo è con l'immancabile bandiera della Sardegna. Lui, fiero paladino e rappresentante di una terra e un popolo unici. E quante volte, alla fine dell'impresa più dura, quando ormai si pensa di aver consumato tutte le riserve di energia, e non riesci più a gioire neanche per la vittoria, giunge a una conclusione. Chiudo con le ultramaratone. Non voglio più soffrire, ho voglia di normalità. Ormai sono passati mesi da quell'ultima missione. E stranamente ancora una volta qualcosa si risveglia in te. Punti sempre più in là. Quasi per caso trovi una gara tra i ghiacci. La Yukon Arctic Ultra, considerata forse la più estrema al mondo, dove l'ipotermia è dietro l'angolo e il rischio della vita è presente. 500 km a piedi in autosufficienza, trainando uno slittino e con punte di temperature fino a meno 50 gradi. E ancor più stranamente questo non ti scoraggia. Dicono che la notte porta consiglio. Ed è proprio una notte che hai preso la decisione. Sì, voglio rimettermi in corsa. Voglio cercare nel profondo del mio inconscio un altro tipo di energia che mi possa dare la carica mentale ed emotiva per affrontare questa ennesima nuova sfida con me stesso. Perché la vera sfida è con te stesso, Robby. Che la vera sfida è con te stesso. La vita è questa. Nulla è facile, ma niente è impossibile.